Guardate bello questo notebook, sembra un ultrabook, ma non è. È un notebook da gaming di MSI, si chiama GS65 Stealth Thin. È stato presentato qualche giorno fa, adesso è disponibile anche in Italia in una configurazione che ha un prezzo un po' alto, però ve lo dirò dopo perché prima vi devo far capire quanto è importante che la categoria dei notebook da gaming sia arrivata a questo punto. Vi dico subito i suoi punti di forza. Lo schermo opaco, quindi ottimo per la visibilità in esterno, a 144 Hz, quindi ottimo per il gaming, molto più fluido per il gaming. Poi c'è la tastiera retroilluminata RGB sotto ogni singolo tasto, con la possibilità di personalizzare gli effetti, ma anche se la semplice illuminazione, con la possibilità di fare le macro, ma soprattutto questa tastiera ha una corsa di 1,4 mm con una forza necessaria per schiacciare tasti paragonabile a 70 grammi, quindi più pesanti sono i tasti rispetto alla media, rispetto allo standard. Anche le tastiere meccaniche da 70 grammi sono difficili da trovare. Questo rende la digitazione molto comoda, molto soddisfacente. Una delle migliori tastiere per portatili che ho provato assolutamente nell'ultimo anno. Di recente sto provando il nuovo Dell XPS 15 2 in 1, che ha quella tastiera particolare, strana, no? Magnetica, ed è inusabile in confronto a questo modello qua. E poi c'è lo spessore, 17 mm, no? Pochissimi per un portatile da gaming, reali soprattutto, non solo nella parte più sottile, ecco, con un sacco di porta a grandezza standard. Quel che manca in realtà è il lettore SD. Altra chicca, altra cosa importante, il telaio, le finiture. Guardate il retro quanto è bello nero, opaco e oro, anche se in realtà è più un effetto rame, non è un vero e proprio oro. Secondo me il miglior portatile estetico dal punto di vista estetico mai uscito da MSI. E anche il telaio. Sentite, è tutto in metallo, il retro, il fondo. Qua però c'è un difetto, c'è un compromesso e ve lo devo far sentire. Sentite? Scricchiola un po' la parte qua in basso, vicino al touchpad, scricchiola. È una cosa che sentite spesso perché ovviamente ci andate ad appoggiare le mani e sentite questo rumore. In realtà il portatile pesa 1,8 kg, che è abbastanza a meno dei rivali da 15 pollici, che sono tutti sopra i 2 kg all'incirca. Nonostante al suo interno ci sia una batteria da 84 W, non è che MSI è riuscita ad avere questo peso con una batteria piccola. Magari è riuscita ad averlo come un compromesso proprio nello spessore di alcuni materiali. Ora, chiarito che è un portatile davvero davvero figo, guardatelo qua, ci sono altri motivi per giustificare il mio entusiasmo, ovvero l'hardware. Dentro c'è un processore Core i7-8750H, se non avete mai sentito questa sigla, è normale, perché è nuova. Sono i nuovi processori Coffee Lake di ottava generazione. Questo è un 6 core che va a sostituire il quad core usato l'anno scorso, insomma, in mille portatili, il 7700HQ. 6 core, frequenza base un po' più bassa, però frequenza di spicco turbo più alta, 4,2 GHz in single core, consumi identici, sempre un TDP di 45 watt. Qua MSI lo abbina ad una 1070 con design Max-Q, la scheda video di Nvidia progettata per questi portatili un po' più sottili del solito, no? Cambiano le frequenze un po' più basse, cambia il consumo parecchio più basso, 80-90 watt, ma comunque c'è a sufficienza per far girare un 1080p, il gaming in Full HD a 50-60 frame, a massimi dettagli su The Witcher 3, su Final Fantasy XV, su Formula 1 2017 anche, ma lì si sta tranquillamente sopra i 100 frame per secondo con dettagli a palla. E è importante qua avere un frame rate alto perché c'è il display, come vi dicevo prima, a 144 Hz. Manca il G-Sync, però probabilmente tolto per risparmiare un po' di energia.
Ora, non ho potuto smontarlo. Se fate caso, in questo video non troverete me che mentre mi metto i guantini e smonto il portatile, perché Messi mi ha detto non ce lo smontare, stavolta è l'unico che abbiamo. Ok, non lo smonto. Non è importante in realtà, perché online si trovano foto, si trovano video di persone più fortunate di me che hanno potuto togliere il coperchio posteriore, ma in realtà non è un grosso peccato perché c'è poco da aggiornare, o meglio la RAM, il disco, la scheda wifi wireless killer, tra l'altro ottima scelta, sono accessibili, ma sono sul lato opposto della scheda madre, quindi se voi togliete il pannello posteriore non accedete a nulla. Questo è un po' un difetto, una cosa da considerare, perché per migliorare questi componenti, magari per metterci 32 giga di RAM, dovete praticamente smontare la scheda madre. Non è complicato, ma è una noia in più, questo assolutamente. Però vi dicevo, aperto questo si vede il design a tre ventole. Sono strane, due per la GPU che agiscono insieme e una per la CPU. Voi di fatto ne vedete soltanto due, ma insomma, stringendo i test, cosa dicono? Qua c'è un leggero accenno di quello che solitamente chiamiamo throttling termico, però devo precisare che in questo modello non è mai penalizzante per le prestazioni. È vero che al raggiungimento di 90 gradi la CPU taglia le frequenze, si ferma, a quel punto entra proprio in gioco un blocco, un vincolo, però questo non fa perdere reattività e prontezza al sistema. Soprattutto le temperature sulla zona della tastiera restano un po' calde, questo sì, 45 gradi nella zona qua più alta, 56 gradi nella parte posteriore. Ecco, diciamo che se dovete giocare con il computer sulle ginocchia non è proprio una buonissima idea, ma d'altronde il portatile è talmente sottile e talmente leggero che se voi vi mettete qua di fronte e guardate al suo interno vedete proprio l'aria che c'è dalla parte opposta, quindi è normale che il calore, insomma, in qualche modo, soprattutto su questo telaio tutto in metallo, venga dissipato un po', no? Proprio dalla sua stessa superficie. E poi c'è un'altra cosa di questo insieme che mi è piaciuta, ovvero le ventole girano più leggere rispetto ad altre, hanno un suono molto più morbido. Questo è il portatile da gaming, o meglio, è il portatile con scheda video dedicata più silenzioso tra quelli provati. Ho qua ancora una volta il Dell XPS 15 2 in 1 che fa il doppio del rumore di quanto fa lui quando è sotto stress. Ottima cosa per il design Max Q. Infine l'autonomia di solito nei portatili da gaming dura un'ora, dura due ore, invece qua dura 7 ore di navigazione wifi, 7 ore all'incirca di riproduzione Netflix, perché poi in fin dei conti i consumi sono sempre quelli. Sì, un'ora e qualcosa sotto stress massimo, però c'è un draining della batteria, una scarica, no? Mentre non utilizzate praticamente nulla, ci fate 24 giorni, voi lo lasciate là, tornate dopo 24 giorni e trovate sempre un po' di carica. In sintesi, questo è uno dei migliori portatili provati davvero negli ultimi mesi. Mi è piaciuto tutto, dall'implementazione software, che poi in questo modello porta al nuovo Dragon Center di MSI con nuove funzionalità per la regolazione di tutte le cose, per la calibratura del display ci sono dei profili già pronti, ma se avete una sonda voi avete qua all'interno già un software che vi permette di ottimizzare ancora un po' di più il pannello. Arriva a una luminosità di 280 nit massima, non è proprio al top, però è un bel pannello con un bel contrasto, con un delta E grigi e delta E colori basso, accettabile assolutamente, quindi un pannello che può essere usato anche per il fotoritocco, comunque meglio della maggior parte dei modelli che proviamo, soprattutto nella categoria gaming. È un portatile che può essere, voglio dirlo ancora una volta, un punto di svolta per questi modelli, perché permette prestazioni valide senza scaldare troppo, senza fare troppo rumore, senza pesare 3 kg, senza avere un'autonomia che dura solo 2 ore, un mix buono, una nuova generazione di prodotti che può essere davvero una svolta per i modelli che arriveranno. L'unione di questi processori Intel multicore e di questi design Max Q, ci sono tanti modelli poi in realtà, ha prodotto per una volta un portatile che consiglio assolutamente a tutti, a patto che abbiate 2500 euro per comprare questa versione qua, l'unica disponibile in Italia, con 16 giga di RAM e 512 giga di spazio SSD Samsung PCI Express velocissima. Magari una configurazione un pochetto meno spinta avrebbe permesso di ridurre un po' il listino e di rendere un pochetto più accessibile a tutti. Comunque questi sono prezzi di listino online, le offerte potrebbero un pochetto farlo scendere, ma ad ogni modo, per maggiori informazioni per queste offerte e per tutti gli altri dettagli tecnici che qua nel video non vi ho detto per non annoiarvi troppo, vi rimando alla recensione completa che ho appena pubblicato su hdblog.it. Trovate il link qua sotto in descrizione, insieme al pulsantino per mettere un mi piace e per iscrivervi al canale.